Ciao a tutti, siamo qui con Carlo Mugno, che ha fatto top 8 al regionale 10 reale del giorno 25. Allora Carlo, che mazzo hai portato? Ho portato Invoked puro, non con i Mac, ecco. Perfetto, vuoi raccontarci in breve l'esperienza del tuo torneo? Sì, allora ho fatto 4-1-1, quindi 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, perdendo da Paleozoic, pareggiando con un Paleozoic e vincendo con un pendolo, un True Drago, insomma un po' affrontato un po' tutti i mazzi. Un meta vario, sì, diciamo. Sì, un meta abbastanza vario. Perfetto, passiamo alla lista, iniziamo dai mostri. Sì, allora ho giocato ovviamente 3 Aleister, abbastanza standard, poi come entraps 3 Veiler e 3 Ghost Ogre. Non ho giocato le Ash perché ovviamente non le avevo, però comunque pensandoci bene non so se in realtà le avrei giocate, perché comunque pendolo, essendo il mazzo settato proprio per andare contro pendolo, soffre di più Ghost Ogre e Veiler che certo, altre cose. Poi ovviamente ho giocato uno spellbook Magician per la combo, insomma, e poi l'Engine Brilliant con Garnet e il Clown, perché appunto giocavo le Brilliant come magia. Perfetto. E questi erano i mostri. Poi per quanto riguarda le spells, ho giocato ovviamente 3 Meltdown, che sono il motore del mazzo, insieme a 3 Brilliant, Fusion, che anche queste mi permettono di fare una partenza molto forte, partendo con 2 Meshaba, insomma. La classica domanda, chi sì, gioca sì. Già in Brilliant? Il Garnet l'hai pescato? Sì, vabbè, il Garnet è capitato che in realtà l'ho pescato più di una volta, però alla fine comunque è andato tutto bene. Ecco, perfetto. Poi ovviamente ho giocato 3 Scapegoat, vabbè, è troppo forte questa carta, in combo con alcune trappole che ho giocato non faceva giocare praticamente pendolo, e il turno dopo mi permetteva quasi di otticapparlo, se non otticapparlo appunto. Sì. Poi ovviamente 2 terraforming, potevo giocare anche la terza, però cioè volevo giocare a 40 e non a 41, quindi ci stava. Sì. 2 invocation, ovviamente abbastanza standard. Sì. Anziché 3. Perfetto. Poi come peschino ho giocato 2 Desire e non 3, perché comunque c'è una carta che in realtà tu non vuoi vedere, vuoi risolvere solo una volta, quindi in realtà quando attivi una Desire vuoi rimuovere sempre l'altra, almeno questo è più che sicuro. Poi come altri peschini 2 Knowledge e un Secret, perché ovviamente vabbè, reparto spellbook abbastanza. Perfetto. Standard, sì. Anche questo. Come trappole appunto ho abusato, perché in realtà volevo una partenza veramente forte contro pendolo, perché il mazzo appunto era settato proprio contro questo mazzo, e ho giocato 3 TT di main, perché quando partivo TT capro espiatorio era quasi GG. Stessa cosa per le barrier, 3 barrier, anche qui barrier, capro e scapegoat era barrier GG. Barrier comuni, vabbè, sono vabbè, stati. Sì, quello che è. Si fa quel che si può. 3 strike, ovviamente, e poi un mono solenne. Perfetto. Il giudizio. Ma reparto trappole, sì, molto, però molte direi... trappole, però mi sono trovato abbastanza bene, anche se comunque ne ho preso uno solo, pendolo, ma in realtà mi sono servito, soprattutto TT, anche contro True Drago, che praticamente aveva fatto un masterpiece non immune a trappole, e quindi ovviamente gli ho ribaltato il terreno così. Perfetto, passiamo all'extra deck. Sì. Quando riguarda extra, vabbè, ho giocato 2 Meshaba, non 3 perché vabbè, in realtà non avevo spazio, e comunque va bene così, 2. Un Raijin, mai fatto in realtà. Un Magellanica, l'ho fatto spesso, stessa cosa il Purgatrio, e poi anche un Cocito, che anche questo ho fatto spesso, perché appunto ho affrontato 2 2 Paleo, solo che ovviamente una l'ho persa, l'altro ho pareggiato, però pazienza. E come ultima fusione il Serafinita. Perfetto. Poi come reparto Link ho giocato un Dopo Logic come Link 4, avrei preferito in realtà giocare il Borreload, però non l'avevo, quindi mi sono accontentato del Dopo Logic. Poi il Ninjirsu, vabbè, per la combo, sì. Con Ib, insomma, vabbè, come altro Link 3, The Gold Talker, sì. Un Proxy Dragon come Link 2, come Link 2 sempre Ib per la combo, è la stessa cosa Missus, e poi come ultimo Link 2
Underclock Dagger e infine un Link Spider che vabbè ci sta sempre in realtà. Sì, un deck abbastanza. Sì, abbastanza standard, insomma. Passiamo ora alla sì, side. Per quanto riguarda la side, ho giocato 2 Gamaziel e un Comungus. Perché comunque era un. Cioè, se pescavo. Se avessi giocato 3 Gamaziel, probabilmente 2 li pescavo. Non potevo calarli entrambi. Almeno così uno lo calavo sul terreno dell'avversario, un altro sì, sul mio terreno. E ho giocato comunque il Gamaziel, non i Lava Golem o le sfere di Ra, perché comunque mi levavano già la le sfere di Ra mi levavano la normal, anche se comunque giocavo Brilliant e potevo fare anche Aleister, però ho preferito alla fine giocare il Gamaziel perché comunque sono forti anche contro True Drago eccetera eccetera. Sì, è più versatile. Sì, forse. Sì, anche comunque. Poi ho giocato 3 Dengo Secca che sono state un po' una tech, in realtà io non le ho giocate per Paleozoic queste carte, ma le ho giocate proprio contro Trickstar perché avevo, cioè io testando perdevo quasi sempre contro Trickstar, però mi sono accorto che se loro non mi fanno in standby la loro combo, insomma non mi fanno la reincarnation e io riesco a calare Dengo Secca e in mano anche Brilliant, praticamente le 8k quasi, perché con Dengo loro non possono più attivare nulla, con Brilliant posso fare Aleister normal e insomma scombare. E poi ho giocato 3 Cosmic. Inoltre quando giocavo le Dengo Secca ovviamente levavo quasi tutte le trappole, mettevo anche i Cosmic forti ovviamente contro True Dragon, sì, un po' contro tutto secondo, sì, e poi come removal giocavo un Ray Jackie, Buco Nero e un solo Evelyn Matcher, perché comunque ne avevo uno solo. Ovviamente avrei preferito giocarne altre due e levare queste due, però certo, va bene così alla fine. E poi infine 3 Mind Crash, comunque carta abbastanza, cioè troppo forte, un po' contro tutto quando vado primo io. Sì, è una carta abbastanza. E questa era appunto la lista. Perfetto, c'è qualcosa che del main più che altro se vorresti cambiare? In realtà no, l'unica cosa è che probabilmente ovviamente 3 scontro ad armi pari avrei voluto giocare se l'avessi avuto le altre due, però per il resto va bene così, mi sono trovato e bene anche senza Ash, alla fine è andata bene così, pazienza. Perfetto, vuoi fare dei ringraziamenti? Vabbè, saluto il mio amico Giuseppe Carlentini, Francesco Leone, Mirko Ruggeri e poi tutti i miei amici di Catania, insomma della fumetteria e basta. Perfetto, così. Gentilissimo e ancora complimenti per questa top 8. Grazie.